Amici pescatori, ben trovati. Solitamente, nella nostra serie Qui come si fa, sono io che vado a pesca con diversi amici dal Canna. Ma domani sarà del tutto differente. Sarete voi a venire a pesca con me ed il mio amico Armando. Partiremo da Torre Annunziata e pescheremo nelle acque antistanti alla città di Napoli. Saranno, o almeno spero, tonni a drifting all'ombra del Vesuvio. Focalizzeremo la nostra attenzione sulla tecnica di pesca, o almeno come noi la pratichiamo, sull'ancoraggio in corrente, quindi questo grande paracadute militare, ed infine sui nuovi modelli Talcanna da Big Game, Gladiator, Bellator e nuova variante Desert Storm montata Acid. Tutto pronto, quindi appuntamento a domattina, intanto godetevi qualche immagine. Buongiorno a tutti, lui è Armando, il mio amico di pesca. Ciao, buongiorno. In virtù delle catture fatte nei giorni precedenti, dai 110 ai 130 metri di profondità, decidiamo oggi di ancorarci in corrente sui 130 metri di profondità. Che dice Armando? Sì, sì, secondo me l'ideale è questo, anche perché gli altri giorni su queste, più o meno queste batimetriche qua, abbiamo preso dei tonni. Bene, procediamo. Poi nessuno ci vede in corso d'opera di cambiare la batimetrica. Per accelerare i tempi di frenata della barca bisogna calcolare lo scarroccio. Stamattina abbiamo uno scarroccio che da est porta verso ovest, quindi la bocca piccola del paracadute andrà verso est e la bocca grande verso ovest, dove noi saremo legati. Una volta messo a mare il paracadute, lo tiriamo dalla parte della bocca piccola per far fuoriuscire l'aria, così per farlo affondare più velocemente. Aspettiamo che il paracadute affondi. Considerate anche in presenza di vento uno scarroccio medio da 0,3 a 0,6 miglia ora più o meno. Come vedete abbiamo applicato anche una cima galleggiante. Questa servirà nel caso di una cattura di un pesce di grosse dimensioni, così abbiamo la possibilità di recuperare il paracadute direttamente dalla barca. Siamo pronti, iniziamo a posizionare le nostre canne. Inizieremo dalla canna più lontano, quindi la più profonda, con il multifibra. Questo per riuscire a sondare bene quello che è la fascia d'acqua in maniera corretta. Appunto 60-65 metri la prima canna su un fondale di 130. Il multifibra ci aiuterà anche per capire immediatamente che condizioni di corrente sono presenti questa mattina e quindi scegliere la piombatura adatta.
vista l'assenza di corrente, facciamo prima canna 60-65 metri, come già detto, e facciamo la seconda invece direttamente sull'acqua a circa 20-25 metri senza piombo. La terza canna invece la posizioniamo a 40 metri con 40 grammi di piombo. Cosa importante nel drifting è sicuramente la pastura, sicuramente sia a tocchetti che magari se si vuole con un pasturatore elettronico che può aiutare. E vai! Bravo Armando, mi hai fatto la prima cattiveria della giornata. Dovevo andare io sulla canna e tu mi hai anticipato. Il pesce è a circa 15 metri, quindi mi appresto a prendere il boga. Eccolo qui ragazzi! Pesce in ottime condizioni, bravo Armando! Fuori, vai! Bravo Armando! Grande! Il pesce ha mangiato a 40 metri, riposizioniamo nuovamente le canne, partiamo sempre da 60-65 con circa 60 grammi di piombo. Poi la solita canna sull'acqua, di nuovo a 40 metri e posizioneremo anche la quarta canna, che non abbiamo avuto il tempo di mettere. Sono fermamente convinto che per quanto riguarda il drifting in generale un buon innesco sia fondamentale. Però il web è pieno di inneschi e di tutorial su come realizzare un innesco. Io dopo vi farò vedere qualcosa, però volevo sottoporre alla vostra attenzione un discorso un tantino differente. La velocità di caduta dell'innesco nell'acqua. Questo perché, a mio avviso, se un innesco tende a flottare troppo, tende ad essere lento in discesa, non è adatto in presenza di forti correnti, perché tenderà a muoversi male e a sfarfallare. In questo caso utilizzeremo per esempio un innesco molto più veloce. Questo a mio avviso è un ottimo innesco che utilizzo spesso. Entra più o meno nei pressi del foro anale, l'amo, passo lateralmente, in questo caso sulla destra della lisca del pesce, ruoto, adesso l'amo lo sento qui dietro, ruoto ancora e faccio entrare all'interno della laccia l'amo. Eccolo, eccolo, eccolo. Il pesce ha mangiato a circa 25 metri mentre stavo calando. Mi sono accorto che il multifibra è andato in bando e poi subito è partito. Questa volta ci siamo sciolti dal paracadute perché il pesce stava andando verso di lui.
pronti a filare nuovamente le canne dopo quest'altra cattura. Questo effettivamente non era un pesce enorme, anzi diciamo che era piccolo questo pesce, però ci siamo sganciati perché stava andando verso il paracadute. Dopo averlo bloccato col boga si è slamato da solo, meglio così, comunque andava slamato. Tutti i combattimenti che avete visto e che vedrete ci siamo attestati su un drag di frizione sullo strike di circa 10 kg. Il nostro assetto preferito è quello là misto, ovvero due canne col multifibra, due canne col nylon. Per quanto riguarda la canna col multifibra, abbiamo la Desert con circa 500 metri di multifibra dello 0,40, 0,35, circa 80 libbre per capirci. Il nodo di giunzione con il terminale è un PR, direttamente col multifibra dalla bobina. Per quanto riguarda il nylon invece, abbiamo in bobina un 50 libbre e un Ande Premium 0,70, sono circa 550 metri più o meno. La lenza madre la uniamo con il fluorocarbon terminale dell'85 su questa canna, con un nodo PR realizzato direttamente col nylon in bobina, senza nessun multifibra esterno. Quindi potete notare massima invisibilità e trasparenza in questo caso. Poi alla fine il solito amo con la girella. Per quanto riguarda i nodi da realizzare sull'amo, ci sono tanti nodi e tutti validi. Noi utilizziamo solitamente la Triadic. 60! Vai! Armando, allora stimiamo un po' sto pesce. Secondo penso te? Penso che sì, arriverà a una cinquantina di chili, forse ci arrivo. Non è piccolino come il precedente. E quanti metri fatto ancora? Una bella partenza, quindi ha preso in partenza 150-200 metri. E ora abbiamo più o meno 100 metri fuori, penso. E stiamo recuperando, però. E poi abbiamo sullo sfondo capri. Infatti, non è poco lo sfondo che abbiamo, tra capri, il Vesuvio. Ischia. Visto che comunque siamo legati al paracadute, continuiamo a pasturare, infatti è sempre attivo il pasturatore elettronico. Il pesce è a circa 15 metri, è arrivato il piombo. Come avete visto, il pesce è partito a 60 metri. Riposizioniamo di nuovo le canne nella stessa identica maniera. Partiamo sempre dalla solita canna più profonda, solamente visto che la corrente è diminuita ancora, invece di applicare 60 grammi mettiamo sulla canna profonda solamente 30-40 grammi per poi arrivare a quella sull'acqua senza piombo. Intanto Armando sta sostituendo il terminale perché il pesce ha lacerato gli ultimi 60-70 centimetri.
Sull'eco avevo visto un pesce a 25 metri. Ho calato questa canna a qualche metro in meno e gli è passata la sarda sulla testa. Pronti per l'ennesimo rilascio. Vai. Vai. E vai. Questo è quello che vi dicevo prima. C'era un pesce a 40 metri. È risalito a 20 e stava seguendo il nylon. Dopo pochi secondi avete visto è partita la canna senza neanche applicare la boetta. Da precisare che solitamente noi nel nostro assetto pescante utilizziamo almeno una canna senza la girella sull'amo, quindi in questo caso è l'altra canna col multifibra, circa 12-15 metri di nylon dello 0,80, girellina e 2 metri circa di fluorocarbon dello 0,80 con l'amo senza girella. Ragazzi, ho semplicemente messo il terminale nell'acqua, dovevo mettere il piombo, neanche la possibilità di mettere il piombo ed è partito nuovamente. Desert Storm in azione. Pronti a slamare un altro pesce. Eccolo qua. Ciao bello, vai. Purtroppo qui sulla partenza abbiamo spezzato, probabilmente il pesce ha ingoiato l'amo e nella partenza è riuscito a spezzare. Vede infatti la lenza. Vabbè, ci riproviamo. Ancora in strike. Desert Storm variante fuoco. Pesce sui 45 kg più o meno. No! Non lo so cosa sia successo, ma abbiamo spezzato. Il risultato non cambia, però non abbiamo spezzato, ma slamato. Ci sta, ci sta. Per quanto riguarda boette e palloncini, che servono come sapete per distanziare le esche dalla barca e quindi posizionare magari 3-4 canne, noi effettuiamo solitamente una modifica, principalmente sul multifibra. Questo serve per, in caso di mare formato, non strappare le esche, ovvero dare quel movimento naturale, far muovere l'esca nel modo giusto, senza strapparla troppo. Pensate che un multifibra a 20 metri come può incidere sul movimento dell'esca. Quindi la boetta la modifichiamo con un metro circa di elastico. Questo è un elastico che si usa per le boe, per i sub, per capirci. È un elastico che si allunga, quindi non strappa l'esca e rende appunto l'esca più, diciamo, mobile. Per chi non ha le boette invece e utilizza i palloncini, vi faccio vedere cosa facciamo. Una treccia di almeno un metro di elastici che ha la stessa funzione della boetta. Invece
invece venite con me, vi faccio vedere quando si utilizza la canna alla picca in caso di mare formato. Vi faccio vedere come si fa. Questo invece è come utilizziamo l'elastico per la canna alla picca. Guardate come si allunga. Questo è cattivo, questo è cattivo. È un bel pesce. Eccolo qua. E vai. Lascia anche questo. Avete visto in pesca e per fortuna oggi abbiamo visto in piega alcune canne dal canna. Desert Storm nella nuova variante acid, colore fuoco e colore acqua. Manico, questo particolare manico di colore, diciamo, champagne, si abbina bene sia ai mulinelli oro che ai mulinelli silver. Poi abbiamo visto il nuovo modello Bellator, sia nell'ata acid con impugnatura in eva e manico dritto, sia nell'ata carrucolata Winthrop XC con maniche in pelle. Tutte e due hanno un manico di nuova generazione ultra leggero. Poi abbiamo Gladiator, una canna dal manico curvo, impugnatura in pelle e carrucole Gladiator brevettate autolubrificanti. Queste tre canne, Bellator Racing, Bellator Winthrop XC e Gladiator, presentano una marcata azione di punta e una grandissima elasticità che consentono anche l'utilizzo di fili sottili appunto per le gare. Amici pescatori, un altro episodio di Qui come si fa volge al termine. Devo dire che è stata una giornata ricca di strike e questo gratifica sempre ogni pescatore. Vi abbiamo mostrato come noi nel Golfo di Napoli pratichiamo questa tecnica del drifting. Non ci resta che salutarci e darci appuntamento alla prossima giornata di Qui come si fa. Ciao! Thank you.